In calo, per fortuna, gli infortuni sul lavoro in Piemonte nel 2011 sono stati oltre il 7% in meno dell'anno precedente. Lo dice il rapporto annuale INAIL. Aumentano invece le malattie professionali. Vediamo i servizi. Diminuiscono gli infortuni sul lavoro in Piemonte, poco meno di 56.000 quelli denunciati all'INAIL nel 2011, il 7,3% in meno rispetto all'anno precedente. Continua la tendenza che li vede in riduzione nell'ultimo decennio. In calo anche gli infortuni mortali, 63 l'anno scorso, il 16% in meno del 2010. Dati del rapporto annuale INAIL che vanno comunque contestualizzati in una regione dove la cassa integrazione, pur in calo rispetto al 2010, lo scorso anno si è attestata a circa 100 milioni di ore al di sopra di livelli pre-crisi. Infortuni registrati nel 50% dei casi nell'industria e nel terziario, nell'ambiente ordinario di lavoro e per rischi connessi alle specifiche mansioni. Mansioni che tendenzialmente sembrano più rischiose per gli stranieri. Il calo degli infortuni che li riguarda è inferiore a quello degli italiani ed è straniero il 19% dei lavoratori deceduti. Province di Torino, Cuneo e Alessandria, quelle in cui si concentrano la metà degli infortuni sul lavoro. Il rischio strada, quello legato agli spostamenti, ha un'incidenza più rilevante sugli infortuni mortali concentrati soprattutto tra torinese, alessandrino, novarese e cuneese. Nelle province di Torino, Alessandria e Verbania i casi mortali nel 2011 sono più di quelli del 2010. Il rapporto INAIL evidenzia anche l'aumento delle malattie professionali, oltre 2.000 casi, quasi il 3% in più del 2010. È stato accolto il 36% di quelle denunciate, segno della maggiore difficoltà istruttoria rispetto agli infortuni.